Buon pomeriggio, benvenuti a tutti. Il mio nome è Simona Guagliardo, sono un'analista politica presso un think tank qui a Bruxelles ed è con enorme piacere che modererò oggi questa ultima sessione della settima edizione di How Can We Govern Europe? Una sessione intitolata Il sostegno europeo alle aziende farmaceutiche tra competizione e cooperazione. Questa intensa giornata di dibattiti organizzata da EU News ha permesso, secondo me, uno scambio su temi di grande attualità, di grande interesse nell'agenda europea, dal Recovery Fund alle tematiche green e digital. Durante questa ultima sessione cercheremo di concentrarci sul tema che a mio avviso è il tema principe, un tema che fa da sottofondo ad ogni altra discussione. L'impatto della pandemia sui sistemi sanitari e la risposta europea e nazionale all'emergenza sanitaria. Do il benvenuto ai nostri relatori e li ringrazio ovviamente per la loro partecipazione. Benvenuta onorevole Simona Baldassarre, membro del Parlamento europeo in Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare, esponente del gruppo Identità e Democrazia. Benvenuta onorevole. Benvenuto per Vincenzo Colli, CEO di Alfa Sigma, uno dei principali attori dell'industria farmaceutica in Italia attiva a livello globale. Benvenuto, dottor Colli. Benvenuti, Eloise Mastrangelo e Mario Milani, ricercatori, biofisici all'Istituto di Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed entrambi impegnati nel progetto Farmacovid, in collaborazione con il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia di Trieste. Benvenuti. Benvenuto, last but not least, Antonio Scala, ricercatore dell'Istituto Sistemi Complessi del CNR e presidente di Big Data in Health Society. Benvenuti a tutti. Bene, la comparsa e rapida diffusione del coronavirus abbiamo visto, ha trovato impreparati i sistemi sanitari in tutto il mondo. La pandemia di Covid-19 ha evidentemente causato e continua a causare enormi sofferenze ed ha generato importanti e serissime ripercussioni sui sistemi sanitari, sul loro funzionamento e sulla loro capacità di delivery. Ed ovviamente sta avendo importanti ripercussioni sugli operatori del settore. Per far fronte a un tale shock, si è reso necessario uno sforzo collettivo, soprattutto, a mio avviso, in materia di coordinamento delle risorse nazionali e di stanziamento di risorse, uno sforzo che difficilmente si sarebbe potuto immaginare. Sin dall'inizio di questa pandemia, a livello europeo, la Commissione ha attivato delle misure, ovviamente nei limiti delle competenze europee in materia sanitaria, delle misure per agevolare una risposta coordinata tra gli Stati membri. Per esempio, è stata costituita una scorta strategica nell'ambito di Rescue, una scorta di attrezzature mediche, come per esempio i ventilatori e le mascherine protettive, ne abbiamo sentito a lungo parlare, scorta per aiut che volta ad aiutare i paesi dell'Unione nel contesto di questa pandemia. Si sono inoltre formulate linee guida, orientamenti in merito all'utilizzo dei test, all'utilizzo delle app di contact tracing, ed è stata anche creata una piattaforma che permettesse la raccolta, rapida e la condivisione dei dati di ricerca. Disponibili e altre misure sono state messe in atto. Ad accompagnare tutte queste misure, ma non ultime gli sforzi per assicurare vaccini e i significativi fondi che sono stati destinati alla salute nel contesto del prossimo budget pluriennale, la Commissione ha anche recentemente avanzato delle proposte concrete volte a costruire una unione della Unione Europea della Salute. Tra i pilastri di questa unione, della salute si ritrovano, per esempio, il potenziamento del quadro di sicurezza sanitaria delle agenzie, i CDC e l'agenzia, EMA, ma anche la strategia farmaceutica, per l'Europa. È una strategia che si pone come obiettivi, ad esempio, l'accesso a cure medicinali innovativi e a buon mercato, al tempo stesso assicurando la competitività del comparto farmaceutico europeo, e soprattutto assicurando che il settore, sanitario
sanitario, di suoi attori, siano preparati ed in grado di rispondere ad altre emergenze. Queste proposte sono state discusse già ieri in Consiglio dei Ministri della Salute, in via preliminare ovviamente, i quali hanno espresso un accordo sul principio generale che ci sia una necessità di rafforzare questo sistema di sicurezza sanitaria. Ecco, si tratta evidentemente di un tema di estrema importanza. Per questo motivo, senza ulteriore indugio, vorrei cominciare questa discussione con i nostri relatori e ricevere i loro input. Onorevole Baldassarre, vorrei cominciare con lei il nostro primo round di interventi e vorrei chiederle una sua prima riflessione su questo tema e magari anche un suo commento su queste proposte avanzate dalla Commissione sulla costruzione di una più forte Unione Europea della Salute. Prego, onorevole, a lei la parola. Sì, buonasera. Innanzitutto ringrazio per questo invito perché credo che questi incontri siano molto importanti e ho visto che nelle precedenti edizioni si è discusso tanto di governance europea e sono felice adesso che a seguito di un evento triste, diciamo, come la pandemia, perché ci troviamo in questa emergenza pandemica, e sono felice comunque di poter parlare di governance europea della salute. Perché della salute e della vita, e anche che al centro di questa discussione ci siano anche i vaccini che sono fondamentali nella gestione di questa pandemia. Io come medico devo dire che il mio primo interesse è quello di tutelare la salute dei cittadini europei ed italiani, e come parlamentare diciamo che il mio dovere è quello di rappresentare gli interessi anche del mio paese, certo armonizzandoli con quello che è il ruolo dell'Unione Europea. La strategia, quella che è stata la strategia dell'Unione Europea nella gestione di questa pandemia, diciamo che inizialmente da Bruxelles si è sottovalutata la pandemia, la portata di questa pandemia, poi diciamo che abbiamo recuperato anche con la concentrandoci sul monitoraggio dei vaccini. La Commissione per esempio ha organizzato la raccolta fondi, siamo arrivati a raccogliere 16 miliardi nel mese di maggio e questa è stata una cosa molto importante per la ricerca e lo sviluppo dei vaccini. E ciò che mi trova perfettamente d'accordo è stata la scelta di più vaccini. Questo è un fatto importante, di non esserci focalizzati su un unico vaccino che poteva essere a rischio, che potevamo non conoscere. Beh, più vaccini è stata la strada migliore. Però adesso dobbiamo costruire la fase 2, no? Quella dell'azione, quella dell'esecuzione. E dopo le buone notizie che i vaccini ci sono, che sono a disposizione, che entro il 29 dicembre verrà approvato quello della Pfizer, entro il 12 gennaio quello della Moderna, tutte buone notizie, però, e poi dopo incomincerà nei vari paesi la distribuzione dei vaccini, su cui dovremo anche vegliare per fare in modo che non ci siano cittadini di serie A e di serie B e che ci sia una distribuzione equa. Però qui nell'esecuzione rivendico anche un pochino il ruolo politico che dobbiamo avere anche di vigilanza su quelli che sono anche gli interessi per la tutela della salute dei cittadini, e quindi qui dovrebbe scattare un'operazione di trasparenza e verità. Perché dico ciò? Perché è importante, a proposito dei vaccini per esempio, quindi di questa strategia anche farmaceutica della Commissione, che ci sia chiarezza, che ci sia... noi come parlamentari avremmo diritto anche ad accedere ai contratti con le case farmaceutiche, a capire come, perché, quanto, e per la tutela dei cittadini, per la tutela dei cittadini, e soprattutto anche perché se c'è chiarezza e trasparenza c'è maggiore fiducia da parte dei cittadini, per cui si parlerà di vaccino obbligatorio, non obbligatorio, speriamo non obbligatorio, però se c'è trasparenza la fiducia dei cittadini crescerà, e questo è importante che avvenga anche da parte dell'Unione Europea. Per esempio, noi non abbiamo potuto accedere al contratto stipulato con l'AstraZeneca, tra l'Unione Europea e l'AstraZeneca. Questo è un fatto grave, anche perché durante un'audizione non si sono neanche presentati per rispondere a delle domande. Cioè è molto importante, ripeto, che ci sia trasparenza per avere a disposizione i dati, perché penso che non ci sia nulla da nascondere, neanche sui dati sensibili, soprattutto a noi che dovremmo poter vigilare.
Per scendere nel dettaglio, la Commissione, come lei già prima accennato, il 25 novembre ha presentato i punti programmatici, su cui noi diciamo che siamo anche abbastanza d'accordo, anche se sono in fase embrionale, quindi i punti forti si basano su due aspetti, uno metodologico, il primo che riguarda l'accelerazione verso l'innovazione nell'ambito della ricerca e nell'uniformità dei processi. Il secondo, più specifico, deve garantire l'accesso ai medicinali a prezzo contenuto, questa è una cosa importantissima, il loro approvvigionamento sicuro, sostegni al comparto farmaceutico, che anche sono importanti, e anche la collaborazione con le autorità statali in materia di prezzi. Questi fanno parte di tutta una strategia molto importante e su cui noi siamo abbastanza favorevoli, ripeto, anche se ancora in fase embrionale, quindi ci riserviamo che vada tutto bene, ecco, speriamo che di poter procedere. Per quello che riguarda il coordinamento da parte dell'Unione Europea con i vari Stati membri, anche questo, allora, da una parte ci sono le responsabilità degli Stati membri e dall'altra c'è l'Unione Europea. Vediamo in questa gestione, mi lasci dire, per quello che riguarda il nostro Stato, un appunto forse al nostro governo nella gestione, nell'essere giunti impreparati alla seconda ondata. E certo, scontiamo errori del passato, la nostra sanità che è stata massacrata, però diciamo che errori del passato che non sono stati affrontati oggi, perché sapevamo che sarebbe arrivata una seconda ondata e purtroppo sanità massacrata, mancanza di presidi territoriali, terapie intensive che non sono sufficienti, personale sanitario che è scarso. Siamo nell'ambito di un'emergenza, però potevamo agire con più decisione e organizzazione. Dall'altra parte c'è l'Unione Europea, diciamo, e adesso l'Unione Europea si sta dando da fare, però io già in plenaria il 29 gennaio denunciavo una mancanza di azione da parte dell'Unione Europea, perché le frontiere sarebbero dovute essere chiuse prima. C'era già un piano pandemico dal 2005, cioè che era un piano pandemico europeo già esistente dal 2005, che non è stato messo in atto, e questo diciamo attribuiva delle ben precise responsabilità alla Commissione e all'SDC, no? Al Centro Europeo per la Ricerca. L'SDC è stato notevolmente in ritardo nelle azioni, e questo sarebbe anche una proposta che faccio, una cosa bella che si potrebbe fare, oltre alla piattaforma che è molto interessante, sarebbe molto efficace pensare di poter costituire un centro pandemico permanente, per esempio, questo lo propongo, con i migliori virologi, scienziati, accademici dell'Unione Europea. Magari con sede a Bergamo, che è stata una città così devastata da questa pandemia, però in cui veramente si possa affrontare in maniera continuativa, ci si possa preparare per affrontare pandemie disastrose che potranno arrivare nel futuro. Quindi io stessa, per esempio, ho fatto diverse azioni, interrogazioni per chiedere la condivisione di dati, va bene. Ritorniamo al fatto del coordinamento da parte dell'Unione Europea. Dovremmo rovesciare la domanda: come può quest'Unione Europea dare il suo contributo senza prevaricare gli Stati membri? È importante che ci sia un coordinamento, certamente, un coordinamento nella condivisione dei dati, un coordinamento nella comunicazione fra i vari Stati, nella programmazione, però sicuramente non bisogna fare nessuna ingerenza negli Stati membri, non bisogna, la gestione anche dei vaccini è competenza, la sanità è competenza degli Stati membri, quindi l'Unione Europea che coordini a livello di informazioni, a livello di programmi, senza ingerire, questo è il federalismo che auspico, ecco, a questo livello. E facendo così sono certa che la più terribile delle crisi potrà trasformarsi in una ripartenza. Grazie onorevole, grazie del contributo. Nel frattempo l'organizzazione mi comunica che abbiamo lanciato un nostro primo sondaggio
che tratta anche di alcuni punti che l'onorevole Baldassarre ha sottolineato. Chiediamo ai nostri ascoltatori, in particolare, la cooperazione europea in campo sanitario uscirà rafforzata e più strutturata da questa emergenza Covid-19? L'emergenza sanitaria sta dimostrando quanto sia necessaria una cooperazione strutturata, oppure no, l'emergenza non contribuirà ad un rafforzamento di questo coordinamento, appunto, come menzionava l'onorevole Baldassarre. Ecco, l'onorevole menzionava anche altri punti molto, molto rilevanti che mi danno l'opportunità di passare coinvolgere nella discussione Pier Vincenzo Colli. Dottor Colli, la pandemia del Covid-19 ha messo in luce alcune debolezze dei nostri sistemi sanitari, ma soprattutto ha messo in luce la dipendenza del settore farmaceutico europeo rispetto alle importazioni di medicinali e di principi attivi da paesi terzi. Ecco, questa dipendenza di fatto rende potenzialmente vulnerabili i nostri sistemi sanitari, come abbiamo visto nel contesto di questa crisi. Ecco, uno degli obiettivi della strategia farmaceutica è appunto cercare di costruire una supply chains a livello globale che siano più solide, tramite, per esempio, la costituzione di scorte all'interno dell'Unione Europea, ma anche tramite l'aumento della produzione in territorio europeo. Ecco, qual è la sua opinione al riguardo? Secondo lei, quali possono essere le difficoltà nel procedere ad un reshoring, ad un rimpatrio in territorio europeo di produzione di farmaci essenziali? Ma grazie per la domanda. Mi associo un po' a quello che ha detto il relatore prima di me, l'onorevole Baldassarre. Allora, è chiaro che la pandemia ha messo in luce alcuni punti deboli, devo dire, ci ha colti tutti un po' all'improvviso, ci avevano un po' informato, ma poi la cosa, devo dire, è esplosa, devo dire, ahimè, soprattutto in Italia. Sappiamo che è stato il primo paese toccato e ci ha trovato sotto certi aspetti un po' deboli. Da questo punto di vista anche un po' impreparati. Devo dire che la reazione, e a questo punto vengo un po' alla sua domanda, della società, del sistema, dei sistemi sanitari, del sistema sanitario in Italia, devo dire, credo che sia stata ottimale. Io partirei un po' più, direi, facendo un po' un'analisi un po' allargata, partendo dalla nuova e dal documento che è stato citato anche dal relatore precedente sulla nuova strategia farma europea, che è stata appunto appena pubblicata, appena licenziata, con un documento, devo dire, estremamente corposo, che io ho avuto modo di guardare qualche giorno fa, sulla nuova strategia appunto farmaceutica per l'Europa. È un po', devo dire, un piano sotto certi aspetti, mi viene da dire, un libro dei sogni. Ci sono tantissimi capitoli e tantissime anche proposte molto, molto concrete che poi andranno messe in atto. Parto però da alcuni dati di contesto che credo sia importante per tutti i nostri ascoltatori capire. L'Europa ha prima di tutto un'industria farmaceutica molto forte e molto solida. Siamo l'azienda farmaceutica europea, il settore farma europeo, che si poi raggruppa all'interno delle varie associazioni nazionali, ma rappresentato a livello europeo dalla nostra associazione Leftia, raccoglie aziende che investono 37 miliardi di euro, questi sono dati 19 in ricerca e sviluppo, per cui sicuramente numeri estremamente importanti. È un settore che, oltre che investire tanto nella ricerca, ovviamente siamo i primi investitori, peraltro, nel settore farmaceutico a livello di investimenti di R&D e innovation di tutto il comparto delle varie industrie europee. È anche un settore che crea valore, che crea benessere. Solo direttamente lavorano nelle nostre aziende, nelle aziende EFCA, quasi più di 800.000 dipendenti, senza l'indotto. Con l'indotto probabilmente andiamo quasi a replicare. L'indotto nel farmaceutico è importante perché vuol dire dal packaging, vuol dire dalle macchine per fare il packaging, di cui l'Italia è una delle eccellenze a livello europeo, a livello mondiale, soprattutto nella Packaging Valley
nella zona di Bologna, in Emilia, e anche un generatore di grande valore all'interno dell'Europa, perché gli ultimi dati, e sto parlando sempre di dati 2019, portano ad un surplus di 109 miliardi di euro nel trading farmaceutico, tra ovviamente tra import e export. E ovviamente siamo uno dei mercati, noi la Cina e gli Stati Uniti siamo il secondo mercato, per cui siamo sicuramente, partiamo direi da una base estremamente forte, solida, su cui ci sono alcuni aggiustamenti, come diceva lei prima, che vanno fatti. Il programma della Pharma Strategy europea ha dei punti focali che sono ben precisi e ben individuati, che sono, come diceva prima, non dovrebbe abbassare l'accesso alle cure ai pazienti. Oggi lo sappiamo tutti, ci sono dei problemi di accesso, soprattutto di accesso differenziati. In molti stati ci sono paesi che possono permettersi rapidamente di dare accesso, parlo in particolare alle terapie orfane, alle ultime terapie innovative oncologiche, in tempi brevi, e sono terapie in alcuni casi molto costose perché si rivolgono spesso a fasce molto limitate di pazienti con costi di ricerca e di sviluppo e in alcuni casi anche di produzione estremamente importanti. C'è tutto un capitolo che riguarda ovviamente tutta quella che è il trattamento delle malattie orfane. Ricorda che oggi ci sono ancora più di 7.000 malattie orfane che non hanno un trattamento, per cui veramente c'è un mondo, posso dire, inesplorato di terapie e di cure da offrire ai pazienti. In particolare si concentra sulla terapia, per la, direi un piano di 25 anni per la cura, il miglioramento delle cure, non parlo della totale sconfitta delle malattie oncologiche, del cancro, e poi abbiamo tutto l'altro grande tema dell'antimicrobico resistenza. Chi come me insomma fa questo lavoro da qualche anno si ricorda, diciamo, la golden age delle scoperte degli antimicrobici e degli antibiotici negli anni 70, 80, 90, con appunto le nuove penicilline, le cefalosporine, i macrolidi, eccetera, ma sono 25 anni che in sostanza non ci sono più grandi ricerche, nuove grandi classi di antibiotici. E questo devo dire anche un po' un problema dell'industria farmaceutica che si è concentrata verso altri settori. C'è tutto il tema della digital transformation, dell'utilizzo dei big data, della medicina personalizzata, cioè è veramente un documento direi onnicomprensivo. In tutto questo si va a toccare anche il tema, come citava lei, e qui vengo un po' alla sua domanda, della supply chain. Dicevo, l'Europa è un grande esportatore di farmaci, abbiamo un surplus di più di 100 miliardi tra l'import e l'export di farmaci, soprattutto con Stati Uniti, Cina e tutti gli altri paesi. Ma ahimè, noi siamo dei grandi esportatori di farmaci innovativi. Siamo dei grandi esportatori di farmaci innovativi. E io, quando parlo dell'Europa, forse mi allargo un po', ma tiro dentro anche quelli che sono, anzi, non sono ancora usciti, se non ricordo male, che sono la Gran Bretagna e la Svizzera, che insomma consideriamo i nostri vicini più prossimi. Non fanno parte ufficialmente dell'Europa, ma sappiamo che hanno un'industria farmaceutica molto forte e molto sviluppata. Per cui siamo dei grandi esportatori di farmaci, ma ahimè, negli ultimi 20 anni abbiamo lasciato la produzione di prevalentemente di principi attivi e principi attivi di farmaci generici nelle mani di altri paesi, per cui siamo dei grandi importatori prevalentemente da Cina e prevalentemente da India di principi attivi farmaceutici. E questa cosa, devo dire, e qui intendo principi attivi soprattutto per farmaci genericati, generici e mediamente a basso costo, diciamo prodotti non innovativi, diciamo di farmaceutica di classica, se vogliamo chiamarla, non di biotecnologia. Tutto questo ha portato ovviamente ad un grande ripensamento e a come possiamo affrontare le sfide del futuro e soprattutto non trovarci nuovamente in situazione dove la crisi della supply chain, soprattutto la crisi come Covid o pandemie di questo tipo, possono mettere a rischio ovviamente le terapie che tutti i cittadini europei devono avere, in particolare alcune che poi andrò a citare. Per rispondere a tutta questa, la crisi pandemica, sappiamo perfettamente che l'Europa, e qui convengo, si è mossa anche bene, a mio modesto avviso, poi chiaramente all'interno di tutto questo possiamo fare anche delle riflessioni se si poteva fare di meglio.
mettendo a disposizione, sappiamo, con il dispositivo per la ripresa e la resilienza, quello che insomma viene chiamato anche la Next Generation EU, una cifra estremamente imponente, posso dire, forse uno stanziamento che mai si è visto negli ultimi decenni. Forse, ecco, quello che spesso viene chiamato un piano Marshall straordinario, tipo quello che abbiamo visto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, pari a 672 miliardi di euro, di cui sembrerebbe, non li abbiamo ancora visti, quella cosa le leggiamo sui giornali, 200 e rotti, 207, 208, sarà la dotazione che verrà data all'Italia. Per far questo, sappiamo, ogni paese è stato chiamato ovviamente a presentare dei piani di investimento, che sia per la ripresa economica, sia per, ovviamente, per il rafforzamento dei sistemi sanitari nazionali, onde evitare ovviamente di trovarci nuovamente in situazioni simili. E per questo tutti i paesi hanno sviluppato quelli che vengono chiamati PNRR, cioè piani nazionali per la ripresa e la resilienza. All'interno di questi piani ci sono, e stiamo lavorando in Italia sia come Farmindustria sia come gruppo di aziende italiane, di piani specifici per il, come diceva lei, il reshoring e riportare in Italia o anche in Europa la produzione di tutta una serie di materie prime, soprattutto di quello che noi tecnicamente chiamiamo le API, Active Pharmaceutical Ingredients, in Europa. Su questo noi siamo ancora molto carenti, devo dire. Pur essendo dei grandi produttori di API e di principi attivi, ci sono alcuni principi attivi, e se entriamo a vedere, di questo è stata fatta un'analisi molto dettagliata, dei primi 100 principi attivi considerati essenziali dall'OMS, ecco, su questo, quando si va in questa analisi un po' più dettagliata, scopriamo che siamo largamente dipendenti dalle importazioni da paesi terzi, ripeto, in particolare Cina e India. Devo dire che sfortunatamente gli Stati Uniti sono messi anche peggio di noi. Noi dipendiamo per circa il 70% di questi principi attivi dall'importazione di paesi terzi, gli Stati Uniti credo che sfiorino quasi il 90%. Sì, dottor Colli, mi perdoni se la interrompo. Sì, prego, prego. Possiamo ritornare su questi temi che sono di sicuro interesse, magari anche alla fine del primo giro di interventi. Comunque, insomma, il concetto è che si sta lavorando per un piano di reshoring, come diceva lei, di questi principi attivi in Europa e in Italia in particolare. Ecco, questo era. Esatto, che sembra essere diventata un'assoluta priorità anche per mettere al sicuro i sistemi sanitari di fronte a crisi di questo tipo. In questo senso vorrei... Ho notato, sicuramente abbiamo notato tutti quanti, che l'attenzione mediatica, soprattutto in questi ultimi tempi, è comprensibilmente rivolta alla ricerca di un vaccino che sia efficace e sicuro. Senza dubbio il vaccino è un'arma formidabile che ci aiuterebbe a vedere la fine di questa pandemia, però un ruolo importante ovviamente lo giocano anche i trattamenti, le cure, quindi farmaci efficaci contro questa malattia. Ecco, su questo tema vorrei chiamare in causa la dottoressa Mastrangelo e il dottor Milani, che sono impegnati in questo progetto PharmaCovid, entrambi ricercatori biofisici all'Istituto di Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ecco, per voi avrei una domanda molto più specifica, forse. Qual è lo stato dell'arte dello sviluppo di una cura efficace contro il Covid? A che punto siamo in questo senso e quali sono magari le prospettive in questo settore? Prego, dottoressa Mastrangelo, dottor Milani, non so come volete dividervi l'intervento. Va bene. Quello che noi possiamo dire è dove siamo arrivati noi e in generale dove è arrivata la scienza in questo momento per quanto riguarda la cura. PharmaCovid, come dice il nome, è la ricerca di un farmaco contro il coronavirus ed è un progetto che nasce unendo diverse competenze nel campo biochimico computazionale che abbiamo qui a Milano e competenze nel campo virologico presenti nel Laboratorio Internazionale di Virologia dell'ICCEB di Trieste.
E come ha fatto notare lei, dalla diffusione di questa pandemia molte risorse sono state destinate allo sviluppo dei vaccini, vaccini che auspicabilmente ci proteggeranno dall'infezione. Ma noi siamo indirizzati per nostre competenze e formazione alla identificazione di antivirali, cioè di farmaci che permettono di curare chi è stato contagiato dal virus. E in questo contesto, nell'immediato, la ricerca già ha proposto alcuni farmaci usati sull'uomo per contrastare il più velocemente possibile la pandemia. Molti di noi avranno sentito parlare dell'idrossiclorochina, del remdesivir. Ovviamente sono stati fatti dei tentativi con questi farmaci di cui si conoscono le proprietà, ma è difficile dimostrare in tempi così ristretti che questi farmaci siano veramente specifici per questo particolare virus e comunque non sono risolutivi. Per avere un farmaco specifico per una determinata malattia, infatti, se tutto va bene, ci vogliono dai 7 ai 10 anni di ricerca, fra ricerca preclinica per individuare la molecola che probabilmente diventerà il farmaco contro quella determinata malattia, e studi clinici per sperimentare questa molecola su un numero crescente e anche diversificato di pazienti, e poi varie autorizzazioni. Quindi, condannato il nostro progetto PharmaCovid con la diffusione della pandemia, quello che noi abbiamo fatto è selezionare un insieme di farmaci già noti mediante metodi computazionali applicati a bersagli virali che conosciamo e studiamo da anni. Questi bersagli virali non sono altro che le proteine del virus che permettono al virus di replicarsi, cioè di riprodursi nell'ospite, quindi nelle nostre cellule. E questi farmaci che noi abbiamo individuato virtualmente sono stati ovviamente poi testati dal laboratorio di virologia, che ha studiato l'attività antivirale direttamente sulle cellule umane infettate dal SARS-CoV-2. È chiaro che i farmaci individuati in questo modo seguono un percorso più veloce, potendo entrare più rapidamente nella fase preclinica e clinica. E faccio l'esempio dell'ivermectina, che è un antiparassitario che si acquista in farmacia anche a prezzi modici. E non lo cito a caso, lo cito perché abbiamo la soddisfazione di essere stati i primi ricercatori nel mondo ad aver scoperto e brevettato le sue proprietà antivirali ormai 10 anni fa. E quindi l'ivermectina, conoscendo queste proprietà antivirali proprio contro i virus RNA, è stata studiata nel giro di pochi mesi dalla diffusione del Covid, e quindi dopo aver dimostrato le sue capacità antivirali contro il SARS-CoV-2 è entrata subito in fase di sperimentazione sui pazienti Covid. A oggi dovrebbero esserci almeno una trentina di trials clinici attivi in diversi paesi del mondo. Però a noi non basta, cioè non, oltre a cercare un antivirale per l'attuale pandemia, quello che noi vogliamo fare è estendere la ricerca anche ad eventuali mutazioni del coronavirus. Per questo le nostre ricerche comprendono anche l'analisi di regioni variabili del genoma SARS-CoV-2 e la produzione delle varianti di quei bersagli di cui parlavo prima. Questo approccio permette nel lungo termine di progettare razionalmente nuovi antivirali, dimostrando dunque come la ricerca può aiutare ad affrontare le emergenze in maniera sostenibile. E ultimamente abbiamo assistito in questi mesi a molti richiami sull'importanza della ricerca di base per affrontare e rispondere a questa emergenza. A cominciare dal nostro Presidente della Repubblica Mattarella, che ha dichiarato che l'antidoto contro questo virus è la ricerca. E però, nonostante questa consapevolezza, non c'è stata nel nostro Paese l'assunzione di misure volte a riconoscere la ricerca come una priorità da finanziare adeguatamente. Tant'è vero che per ampliare e sostenere il progetto PharmaCovid si è resa necessaria una campagna di crowdfunding, e sappiamo bene non essere l'unica.
È chiaro che la ricerca di base non mostra i suoi frutti, i frutti nell'immediato, anzi spesso i frutti non sono tangibili. Quello che dà la ricerca di base è conoscenza, ed è la conoscenza che è fondamentale per non farsi trovare impreparati di fronte a catastrofi del genere. Rileggendo delle nostre vecchie richieste di finanziamento europeo di qualche anno fa, che avevamo fatto proprio per fare degli studi sulla replicazione dei virus nelle cellule ospite, si menzionavano già i rischi di possibili pandemie virali. Non volevamo essere gli uccelli del malaugurio, per carità, però questi virus mutano, è noto, sono virus a RNA che hanno un'alta frequenza di mutazione. E ovviamente quello che non si può prevedere è l'entità di questi rischi. Però questi rischi sono stati sottovalutati e così sono mancati anche i fondi dedicati a questo tipo di studio. E io e Mario Milani ci siamo entrati in alcune cordate europee costituite da laboratori di fama mondiale, ma non siamo riusciti ad accedere alle ultime call europee, perché molte di queste ultimamente erano indirizzate verso una ricerca più applicata. Invece servono investimenti non solo straordinari, ma ordinari, diretti alla ricerca di base, diretti agli enti di ricerca e alle università, che sono gli organismi in cui si fa la ricerca di base. E ovviamente servirebbero anche procedure di finanziamento trasparenti, regolari e controllate. Però prima di addentrarmi agli argomenti, termino il mio intervento qui. Sì, in questo senso si potrebbero aprire delle opportunità in questa nuova fase di progettazione che starà dietro al Recovery Fund. Magari possiamo ritornarci. Nel frattempo abbiamo ricevuto i risultati del sondaggio, però prima di condividere con voi i risultati del sondaggio e chiedervi un commento, vorrei terminare il primo giro, anche perché si collega bene con quanto esposto dalla dottoressa Mastrangelo, l'importanza della ricerca, come antidoto contro questa pandemia. Le sfide di questo tipo hanno necessità di una capacità tecnologica, di un forte investimento in nuove tecnologie. Evidentemente questo sviluppo tecnologico e l'impegno, l'impiego di digital in sanità è un topic che non è nuovo, lo è stato in questi ultimi anni anche in relazione a quella che è la strategia dell'Unione Europea del mercato unico digitale, nata già qualche anno fa, una strategia che chiaramente ha come obiettivo garantire che l'economia, l'industria, ma soprattutto la società europea tragga il massimo vantaggio da questa nuova era digitale. Ecco, la pandemia di Covid ha riproposto prepotentemente l'importanza della digitalizzazione della sanità e dell'utilizzo di dati medico-sanitari, sia, come dice la dottoressa Mastrangelo, in campo di ricerca e sviluppo, sia anche in riferimento a queste misure di contenimento e di contact tracing, per esempio. Ecco, in questo senso vorrei chiedere l'intervento del dottor Scala, ricercatore all'Istituto Sistemi Complessi del CNR. Dottor Scala, qual è la sua opinione in questo senso, una sua riflessione sull'importanza della digitalizzazione, dell'impiego di risorse di questo tipo in sanità? Prego, dottore. Grazie mille soprattutto per avermi permesso di partecipare ad un incontro così interessante e così variegato. No? La prima cosa vorrei contraddirla, cioè investire in tecnologia è una fesseria. Noi non investiamo in ricerca di base. Che significa? Che siamo capaci, abbiamo 30.000 aggeggi con cui potremmo risolvere il problema, ma ci manca la capacità di metterli insieme, di avere una creatività sufficiente per farlo. Questo si fa sviluppando la ricerca di base, quello che insegna a pensare, quello che non dà risultati immediati, ma dà risultati sul lungo termine. Questa mancanza di attenzione alla ricerca di base va a braccetto con l'incapacità della politica
di fare programmazioni strategiche a lungo termine che vengono condivise anche al variare del colore politico. Quindi è un problema globale, non è solo la politica, noi, anche nella scienza, anche noi scienziati stiamo facendo questo errore. Quindi il problema di base è che noi non ragioniamo a lungo termine ed è una cosa complicata. Pure prima si parlava del fatto che c'era questo rischio pandemico. Questo rischio pandemico sono almeno 15 anni che è chiaro che sta in giro. Il problema è che in questi 15 anni ci sono stati vari avvisaglie di pandemie che non sono mai esplose, per fortuna. Allora, cosa fa un decisore politico quando degli scienziati stanno sempre a tirargli la giacchetta e dire «Ah, guarda, sta per succedere il disastro» e poi non succede un disastro? Giustamente l'attenzione cala. C'è un problema psicologico che ci ha fregato. Quindi noi ci siamo trovati impreparati in questa pandemia, nonostante dal 2005 c'è un piano pandemico, perché le circostanze, bisogna dirlo, queste sono state tali anche che noi non siamo stati in grado, noi siamo esseri umani con tutta una serie di limiti anche di percezione. Quindi non voglio giustificare quello che è successo. Ora però in questa situazione siamo stati messi sotto stress. Quindi vediamolo come una grossa opportunità. Perché questa situazione ci sta ricordando che le cose all'improvviso non si risolvono, c'è bisogno di pianificazione, c'è bisogno di pensiero strategico, ci stiamo comportando molto bene in una situazione di emergenza come questa, siamo riusciti a reagire bene, a tamponare, le persone si sono comportate bene, gli scienziati hanno lavorato molto, i politici hanno dato il loro meglio in una situazione veramente complicata per come era la situazione, e fra l'altro si inizia magari a capire, perché si parla tanto di digitalizzazione, si pensa a digitalizzazione come introdurre macchine, device, sensori. Il problema è che dati danno questi sensori, come li organizziamo? Bisogna pensarci prima. Quello che sa qualsiasi informatico bravo, che il grosso del progetto avviene prima. Se io non progetto bene quello che dovrà funzionare, la cosa non funziona. Per i dati è la stessa cosa. Per esempio, noi ci troviamo spesso un mare di dati non utilizzabili. Al di là della mancata digitalizzazione della sanità, i dati vengono raccolti male. Ma perché un medico fa un altro lavoro. Io mi sono scontrato durante questo periodo di Covid, che per noi ricercatori è stato molto intenso, perché non avendo altro da fare, lavoravamo, non dico 24 ore al giorno, ma quasi. E per esempio a un certo punto avevamo bisogno di dati molto interessanti per incrociare delle correlazioni fra effetti di medicinali e terapie sui pazienti, presenza di Covid, e anche a livello internazionale non abbiamo mai trovato dei dati raccolti in maniera organica e coerente. Per cui avevamo una domanda di ricerca molto semplice, la risposta stava nei dati che venivano raccolti, ma i dati venivano raccolti male. Quindi noi siamo di fronte a un problema di cambiamento culturale. Per cui se riusciamo a usare il Covid come trampolino per fare uno sforzo, cercare di pensare più a lungo termine, cercare di fare le cose meglio, capire che i dati non è che i database si fanno, i database abbiamo i dati, no, dobbiamo capire come prenderli bene. Ci sono un mare di opportunità, c'è l'opportunità di reagire meglio e più rapidamente. Per esempio, una cosa che non si è detto, nella ricerca ci sono ormai dati a morire su vari tipi di virus, effetti, interazioni con proteine. Quello che si è visto durante il Covid sono stato un mare di ripubblicazioni. Si andava così veloce che la gente rifaceva esperimenti essenzialmente identici a quelli fatti quando c'era la SARS. Invece di partire da dove eravamo, noi abbiamo il problema che siamo ripartiti da capo, anzi noi abbiamo tanti di quei dati e una incapacità di usarli, per cui rischiamo di dimenticare le cose che potevamo usare per abbreviare i tempi. Comunque la cosa positiva è che se ci convinciamo di agire in modo più organico, quindi ci vuole una coordinazione europea e poi i vari livelli di coordinazione, anche l'industria farmaceutica sicuramente ne potrà beneficiare, perché finalmente si potrà seguire meglio gli effetti dei farmaci sui pazienti.
E non bisogna pensare solo agli effetti collaterali negativi, anzi, quante volte un farmaco ci si è reso conto che poteva avere effetti benefici positivi? Quante di queste cose noi non conosciamo? Perché? Perché i dati non vengono raccolti bene, in maniera coerente e utilizzabili per migliorare il nostro sistema. Un ultimo commento veloce sul contact tracing. Il contact tracing è una cosa fantastica, serve solo in casi di epidemia, però c'è grossi problemi di privacy. Quindi questo è uno dei problemi grossi che vedo. Esistono in teoria delle tecnologie per superarla, ma non le ho viste applicate. Quindi l'idea di fare contact tracing con un'app centralizzata che prende tutti i dati alla cinese, lo si può fare in uno stato asiatico che ha un'altra mentalità, in cui i cittadini hanno un'altra mentalità, il concetto, il bilanciamento fra libertà collettiva e libertà personale è diverso, siamo culture profondamente diverse. Nella nostra cultura, in questo momento, noi dovremmo anche cercare di investire più sulla capacità che abbiamo di avere tecnologie non invasive e non lesive della privacy. Sì. Sembra strano, ma Google, per esempio, alcuni nerd di Google hanno sviluppato da tempo delle tecnologie di database delocalizzati per cui si possono fare le analisi che servono a capire che sta succedendo, lasciando i dati in possesso dei cittadini. Questa è una delle possibili ipotesi. Quindi diciamo, siamo in un momento cruciale, più le tecnologie, non c'è bisogno di tante nuove tecnologie, perché noi le abbiamo, dobbiamo capire come mettere, noi abbiamo un mare di Lego, dobbiamo capire, ci vogliamo fare un castello, o ci vogliamo fare una macchinina, non lo so, dobbiamo decidere e ci vuole pianificazione. Sì, grazie dottor Scala, trovo particolarmente suggestivo questo riferimento al non abbiamo bisogno di reinventare la ruota c'è già, dobbiamo imparare a usarla fondamentalmente. Mi sembra anche molto interessante quando menziona la necessità di pianificazione, la necessità di programmazione, e probabilmente questo si collega bene ai risultati, al sondaggio che abbiamo proposto ai nostri ascoltatori. Abbiamo chiesto appunto se pensano che la cooperazione in campo sanitario uscirà rafforzata da questa emergenza oppure no, ed è interessante vedere come il 75% degli ascoltatori ritenga che sì, che questa emergenza sta dimostrando la necessità di lavorare insieme, ma lavorare insieme penso anche sia necessario basare questa coordinazione su una capacità di comunicare meglio forse tra le istituzioni, ma anche al pubblico, ai nostri cittadini, perché ritengo anche sia molto interessante il punto che solleva sulla fiducia e sulla privacy. È necessario che i cittadini abbiano fiducia, ma per i cittadini avere fiducia c'è bisogno di una comunicazione efficace, una comunicazione trasparente. Ecco, in questo senso posso raccogliere un commento su questa tematica, magari ricominciando dall'onorevole Baldassarre. Qual è il suo commento sulla necessità di sviluppare una comunicazione efficace per promuovere la fiducia tra i cittadini? È in muto? Eccomi, da... sì, pure dal sondaggio si vede, no, che questa necessità di una cooperazione fra i cittadini e fra gli stati membri è un desiderio, insomma, il 75% mi sembra un desiderio alto. Però, ripeto, questa cooperazione non deve voler dire prevaricazione, e questa è la cosa importante. A proposito della cooperazione fra gli stati membri del sondaggio, io mi voglio riallacciare, ho avuto la possibilità prima di seguire un pochino l'intervento del presidente Sassoli, no? Me lo sono appuntato, lui ha associato le prerogative degli stati sovrani al caos e all'egoismo, ha usato proprio questi termini, auspicando una nuova unità, ecco, una nuova unità, una nuova convergenza.
Siamo d'accordo, ripeto, sull'unità, però parlare di causa e egoismo no, perché ripeto, non ci deve essere una prevaricazione, come per esempio la prevaricazione e la proprio per quanto riguarda la comunicazione da parte delle istituzioni europee. Per esempio, lo stesso Sassoli ha polemizzato sul fatto delle lamentele che ci sono state riguardo all'Unione Europea, all'intervento dell'Unione Europea sul Natale. Ecco, quelle non sono state polemiche sterili anche a livello di comunicazione, perché la polemica relativa ai divieti di Natale è perché sono state date delle direttive che mortificano le famiglie, cioè l'Unione Europea non può entrare a gamba tesa nella vita delle famiglie, perché questa non è salute, questo diventa uno stato etico-sanitario, questa è una cosa molto importante, quindi attenzione, comunicazione e cooperazione sì. Grazie, ma senza onorevole. Andare Dottor oltre. Colli, cosa ne pensa lei della necessità di sviluppare un coordinamento più stretto tra i diversi attori del sistema sanitario? Infine, non si tratta soltanto di istituzioni tra di loro a livello europeo, a livello nazionale, ma si tratta anche di creare un ecosistema di collaborazione fra diversi attori del sistema sanitario. Qual è la sua riflessione in merito? Ma credo che sia fondamentale che ci siano già degli esempi in questo senso. Parto da quello che è sulla bocca di tutti, lo sviluppo dei vaccini, dei vari vaccini che in questo momento spero e credo, insomma, avranno modo di debellare la pandemia, credo che siano stati un esempio straordinario di cooperazione. Un altro punto che mi sta molto a cuore, che da anni, insomma, io in vari consessi vado porto avanti, quella anche della collaborazione pubblico-privato, in particolare tra l'Accademia e la ricerca, con settori industriali come il nostro, come l'industria farmaceutica, che è estremamente focalizzato ovviamente sullo sviluppo di nuove terapie e di conseguenza sulla ricerca, per agevolare questo tipo di collaborazione. Devo dire che da questo punto di vista sono stati fatti grossi passi avanti, ma siamo ancora veramente, ci sono ancora enormi difficoltà e posso dire in alcuni casi anche proprio una diffidenza reciproca, che ho visto sempre meno ovviamente, sempre più scemare negli ultimi anni, negli ultimi decenni, per quanto riguarda ovviamente, ripeto, queste collaborazioni che ci devono essere tra università, l'Accademia, i centri di ricerca pubblici e le aziende private, perché poi la realizzazione, e parlo del mio settore in particolare, di studi importanti e soprattutto portare i farmaci con livelli di qualità, che siano GMP, tutta la farmacovigilanza, ovviamente sono compiti che deve fare l'industria, ma noi sviluppiamo i farmaci efficaci quando l'Accademia, quando la ricerca di base ci dice esattamente cosa noi dobbiamo andare a colpire. Se posso chiudere con un esempio, noi siamo dei cecchini, questo è quello che fa l'industria farmaceutica, spesso trovando le molecole giuste, ma i ricercatori ci devono dire a cosa noi dobbiamo andare. Grazie, dottor Colli. Questo mi fa venire in mente la difficoltà talvolta che si percepisce dall'opinione pubblica di realmente fidarsi e affidarsi alla ricerca scientifica, perché magari talvolta è anche difficile comprenderla. Voglio chiamare in causa la dottoressa Mastrangelo e il dottor Milani ed anche il dottor Scala su questo. Quali possano essere... Come facciamo a tradurre la ricerca scientifica e la tecnicità della ricerca scientifica in qualcosa di comprensibile per il largo pubblico, in ottica di costruire una fiducia, soprattutto in questo senso per quanto riguarda il vaccino contro il Covid o le cure eventuali contro il Covid? Prego. Sì, rispondo io. È una domanda molto complessa, perché la ricerca scientifica per sua natura è mossa dal dubbio. Quindi il ricercatore è una persona che ha dei dubbi e ovviamente quando bisogna comunicare con il grande pubblico, mostrare questi dubbi dà l'idea di debolezza e quindi rende la comunicazione, se volete, meno efficace. Invece bisogna a tutti i livelli, quindi a livello giornalistico, a livello scolastico, anche da parte di noi ricercatori, cercare di insegnare questo modo, diciamo, non ortodosso di pensare alla maggior parte, al più gran numero possibile di persone, cioè spiegando
che il compito del ricercatore e anche il compito del semplice cittadino è quello di non diciamo abboccare agli slogan semplici, ma iniziare a farsi le domande, iniziare a riflettere, mettersi in gioco. E da parte nostra, che come ricercatori facciamo questo lavoro, la cosa principale magari non è tanto spiegare il risultato, ciò che abbiamo ottenuto con l'esperimento X avendo trovato la molecola Y, ma è proprio questo approccio alla realtà, che è una realtà complessa e quindi richiede uno sforzo molto prolungato e diciamo particolare. E secondo me bisogna iniziare questo tipo di approccio già dalle scuole. Io ho una piccola esperienza con i miei due figli, che uno sta in scuola media e l'altro sta alle elementari. Spesso la conoscenza scolastica, per appunto la mia piccola esperienza, viene impartita come un qualcosa che viene dall'alto, basata sull'autorità, cioè il professore, il maestro, che insegna la verità, tra virgolette, all'alunno che ascolta. Non c'è questo gioco, questo mettere in gioco il bambino e quindi chiedere tu come risolveresti questa cosa. Quindi per far capire che ci deve essere un ruolo un po' proattivo, che nasce, se volete, dal dubbio, dalla creatività, e questo tipo di pensiero potrebbe far iniziare anche nei bambini a imparare a usare la testa non in modo passivo ma in modo attivo. Secondo me questa potrebbe essere una cosa importante da diffondere a tutti i livelli. Grazie, dottor Milani. Dottor Scala, vuole intervenire anche lei? Beh, io la vedo proprio complicata, perché al momento la scienza è un po' il surrogato della religione. Quindi tutti quanti si aspettano che la scienza risolva in maniera bianco-nero i problemi. E quando non è così si arrabbiano pure, se la prendono gli scienziati. Abbiamo visto delle persone incriminate perché per via dei terremoti, che è qualcosa che all'estero sono rabbrividiti tutti. Noi in Italia siamo riusciti a incriminare degli scienziati per delle previsioni scientifiche, come se la previsione scientifica fosse un dato deterministico. Allora, noi siamo cresciuti in questa società che ci dice che non si muore, che si cura tutto, che la ricerca risolve qualsiasi problema, mentre invece, come dicevano i miei colleghi del CNR, non a caso sono colleghi, noi ricercatori lavoriamo nel dubbio, e anche quando abbiamo raggiunto le cose più granitiche stiamo sempre a cercare di vedere: ma è veramente così? Ci sarà un'eccezione? Allora, la comunicazione scientifica va fatta, prima cosa, da persone esperte. Dovrebbero essere dei giornalisti che hanno una lunga esperienza e ne capiscono di psicologia, di comunicazione, insomma, persone specializzate in questo. Bisogna anche decidere quali sono i tempi della comunicazione scientifica, perché a me ultimamente mi è capitato spesso di essere invitato a parlare, fare degli interventi, in 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti, risentendomi, ne usciva un messaggio distorto. Perché? Essendo un problema complesso, la semplificazione di far entrare tutto nel latino non funziona. Quindi volere a tutti i costi fare comunicazione scientifica in 2 minuti, 3 minuti è pericolosissimo. Si rischia di uscirsene con gli slogan, che non so, la scienza non è democratica. Iniziano a nascere mostri in giro, si sentono dei mostri terribili. La scienza è un processo complesso, non è la salvezza totale, non è l'unico processo, fra l'altro. La scienza, quello che spesso fa, diciamo un'analisi scientifica, ti dà un range di possibilità. Dopodiché sta alle persone decidere cosa avere. Il classico risultato di un'indagine scientifica, non su una cosa semplice di fisica, dove non so quali sono le leggi e le regole di elettroni, ma su un problema complesso, tipo come affrontare la pandemia, un approccio scientifico ti genera degli scenari. Ora, quale scenario scelgo? È una scelta politica, anche perché una caratteristica tipica di questi scenari sono che non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena. Sì.
Quindi devo decidere su quale settore insistere a discapito di altri. C'è poco da fare. Così prima l'onorevole parlava del problema di uno stato sanitario. Perché? Perché è ovvio che se io in una emergenza sanitaria mi concentro esclusivamente sulla parte sanitaria, mi dimentico dei diritti delle persone, mi dimentico per esempio dello stress psicologico. Io sono preoccupatissimo anche delle conseguenze sulla salute delle persone che avranno stress da emergenza. Sì. È una cosa scientificamente provata che dà dei problemi, insomma, che lo stress crea problemi proprio fisiologici. Sì, grazie dottor Scala, sono spunti incredibilmente interessanti. Ci porterebbero a discutere per un altro paio d'ore su questi argomenti. Purtroppo questo tipo di comunicazione è anche limitata dal fatto che c'è sempre un tempo limitato. Quindi penso che tutti questi argomenti siano di estremo interesse sia a livello nazionale sia a livello europeo, sulla scia del la dottoressa, il dottor Milani menzionava che è importante avviare un processo di conoscenza già a partire dalle scuole, vorrei dire con un approccio socratico, mi è sembrato di capire, partendo dal dubbio. Ed è esattamente, secondo me, riflette davvero bene la necessità di avviare una conversazione anche a livello europeo su quali siano le difficoltà che stiamo attraversando e su quali siano, soprattutto nel settore sanitario, e quali siano le possibilità che questa pandemia, nel dubbio in cui ci troviamo, possa aprire in termini di cooperazione a livello più sovranazionale, sempre rispettando, come menzionava l'onorevole, sempre nell'ottica di capire che il settore sanitario, le politiche sanitarie sono un settore talmente delicato e fanno sempre capo agli stati membri, per cui c'è bisogno di una comunicazione molto più rafforzata a livello europeo. Su questa scia ci siamo allungati un po' oltre il tempo, quindi vorrei ringraziare i nostri relatori per aver partecipato a questa ultima sessione e do la linea ai nostri ospiti, Lorenzo Robustelli e Stefano Di Persio per chiudere i lavori di questa giornata intensa di dibattiti in cui abbiamo cercato di fare il punto su come continuiamo a governare questa Europa anche e soprattutto durante e dopo questa pandemia. Grazie a tutti. Grazie. I microfoni. Buonasera, ringrazio gli ospiti di quest'ultimo panel che è stato, devo dire, non semplice da seguire perché è molto ricco di contenuti tecnici, ma di grandissimo interesse, e soprattutto sottolineerei questo tema della necessità di comunicare, di collaborare, perché altrimenti sia a livello tra ricerche, aziende, paesi, Unione Europea, perché altrimenti non si riesce ad arrivare al prodotto che ci serve. Io per parte mia vorrei chiudere qua ringraziando i 25 panelist che abbiamo avuto oggi, ringraziando i nostri moderatori, il pubblico, Parlamento Europeo, Commissione Europea, Alfa Sigma che ci hanno sostenuti, i contributi europei, la società e niente, adesso bisogna mettersi tutti a lavorare sperando che tutte le cose di cui abbiamo parlato oggi vadano in porto, che si trovi un accordo per la Brexit, che Ungheria e Polonia ritornino sui loro passi e quindi parta il Recovery Fund, che l'Unione Europea riesca a costruire anche grazie al Recovery Fund una sua dimensione europea, una sua dimensione mondiale, di player mondiale pesante, che come le spetta. E quindi niente, ringrazio ancora tutti e passo la parola al nostro CEO Stefano Di Persio per la chiusura di How Can We Govern Europe 7. Grazie Lorenzo, sì, io ho avuto l'onere e l'onore stamattina di aprire
l'evento questa mattina. Sono molto contento di come sono andate le cose. Abbiamo avuto più di 1300 persone complessivamente collegate sui vari panel, quindi è stato un grosso successo di pubblico e questo ovviamente mi fa molto piacere. C'è molto interesse sull'Europa, questo mi fa ancora più piacere perché noi abbiamo, come ho detto già stamattina, abbiamo avuto una serie di iniziative, stiamo programmando una serie di iniziative importanti per il 2021, per cui di nuovo anch'io, come Lorenzo, ringrazio Commissione e Parlamento che ci hanno supportato nell'organizzazione di questo evento e gli sponsor Alfa Sigma e Contributi Europa. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata, a questo punto non più di panel, e ci vediamo, arrivederci a HGE 8, quindi AUKEMI Govern 8ª edizione, il prossimo dicembre. Ciao a tutti.